Ciao Marcello, ciao gli amici di Top Planet, Top Land, ciao Camillo, ciao Aurelio, ciao tutto il popolo bianco-nero. E andiamo! Cosa ti avevo detto Marcello al messaggio su Twitter? Che sabato saremo a meno uno. Così è stato. Una grande vittoria Marcello, io sinceramente ancora non ci posso credere, non ci posso credere. Al 95esimo un gol così, veramente una magia di Paulinho Dybala che per quasi 80 minuti, diciamo, non era mai quasi presente, però il suo tocco da grande campione abbiamo steso la Lazio, dove la Lazio ha fatto una buona partita. Si è difeso molto bene perché era anche difficile segnarli, però alla fine quello che conta è arrivato la vittoria. 3 punti importantissimi che secondo me vale un pezzettino di scudetto. Dico pezzettino perché ancora siamo a meno uno dal Napoli che ieri hanno preso 4 peppine, 4 pere. E beh, mi spiace, cari gufetti, la Juve non muore mai, non molla mai e noi non molleremo mai. Io questo scudetto lo voglio a tutti i costi, assolutissimamente, per zittire tutta l'Italia, tutti, per zittire tutti, shh, zitti. Comunque, caro Marcello, veramente, non so se è un sogno o la realtà. Per fortuna che è la realtà. La realtà, ho visto veramente, diciamo che è stata una partita non bella, ecco. Nel primo tempo ho visto una Juve un po' molle e nel secondo tempo qualcosina si è visto. Non c'è stata tantissime occasioni da una parte all'altra. Poi voglio capire i juventini pessimisti che qualche giorno fa dicevano che siamo a più 4, ora il Napoli vincerà tutte, eccetera, eccetera. Alla fine siamo sempre lì a meno 1 e in più vi ricordo, cari juventini, dovete crederci fino alla fine, anche se giochiamo male, i risultati li portiamo lo stesso. Avete visto il Barcellona d'Italia? 4 pappine. Chissà con questa sconfitta il Napoli psicologicamente, non lo so, può magari, non lo so, vediamo anche perché domenica prossima loro andranno a Milano e noi avremo l'Udinese. Comunque andiamo con i piedi per terra, stiamo calmi, archiviamo questa vittoria, fortuna, ecco, sottolineiamola. Sottolineo anche 8 partite, 0 gol, migliore difesa e migliore attacco. Cari gufetti, ora concentriamoci mercoledì. Mercoledì c'è un altro pezzo di stagione per la Champions. A Wembley bisogna vincere. Non voglio vedere la Juve di ieri perché veramente c'è il rischio che mercoledì possiamo perdere. Non voglio vedere una Juve affamata, una Juve grintosa. Io ci credo, Marcello. Sempre e comunque, fino alla fine, Forza Juventus, il pianeta è bianconero. Vamos Juve, sempre!